Aida 3 su 3, tutto esaurito dunque per tutte le recite in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 12 al 26 luglio. Straordinario è stato il richiamo internazionale esercitato dal nome di Enrico Castiglione, il grande regista e scenografo che ha firmato l'allestimento insieme alla costumista Sonia Cammarata, con la quale forma da 10 anni un'acclamata coppia teatrale. Un trionfo quindi senza precedenti, un'operazione da manuale sul piano artistico, culturale e turistico, con pacchetti ad hoc studiati per gli appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Aida si appresta a diventare l'opera simbolo della definitiva apertura alla lirica del Teatro Greco di Siracusa. Merito della sontuosa messiscena colossale concepita da Castiglione con stilizzate citazioni dell'archeologia egizia, in cui spiccano i costumi di Sonia Cammarata arricchiti di luminosi mosaici di vetro. Una produzione che ha esaltato la mirabile partitura verdiana affidata all'intensa concertazione del maestro Gianluca Martinenghi. Bella la resa delle caste vocale con una star come il tenore Marcello Giordani, che in novembre affronterà il ruolo di Radames al Metropolitan di New York. Rispettoso della tradizione e ancora più della filologia, Enrico Castiglione sa al tempo stesso innovare attraverso originalissime soluzioni registiche e scenografiche. La produzione del Festival Euro-Mediterraneo ha conquistato senza riserve oltre 16.000 spettatori, decretando l'immediata affermazione della manifestazione che fin dalla prima edizione si è imposto nel circuito dei festival operistici internazionali. Il successo di Aida è andato di pari passo con la valorizzazione turistica del territorio, grazie ad un evento di risonanza mondiale in grado di attrarre flussi qualificati di turisti alto spendenti. Le 3 serate di Aida infatti hanno fruttato incassi record, puntando sul potente richiamo delle produzioni operistiche fermate nel mondo da Enrico Castiglione e trasmesse dalle maggiori emittenti internazionali. La sua attenzione, riservata prima al Teatro Antico di Taormina e ora al Teatro Greco di Siracusa, ha lanciato le 2 millenarie cavee come siti di eccellenza anche per la lirica, la danza e la musica, come avviene al nord per l'Arena di Verona. Le arene del sud sono dunque i teatri classici di Siracusa e Taormina, dove a partire dal 2 agosto e fino al 6 settembre il Festival Euro-Mediterraneo proseguirà con concerti, gale e 4 titoli operistici, Cavalleria Rusticana, Pagliacci e Tosca, con la regia e le scene di Enrico Castiglione, 3 allestimenti da non perdere, ai quali si aggiunge il mozartiano Ratto dal Seraglio.